sei su voci.fm. Ci sono tanti attori americani entrati nel cuore di noi italiani, ma forse una delle attrici più amate è sicuramente la Pretty Woman del cinema, Julia Roberts. È molto più facile credere alle cattiverie. Ci hai mai fatto caso? È proprio il film romantico del 1990 assieme a Richard Gere che lancia la Roberts nell'Olimpo hollywoodiano. Dapprima come interprete di commedie romantiche, in seguito attrice drammatica vincitrice di un Oscar, Erin Brockovich, senza sdegnare ruoli in thriller come Linea Mortale, Il Rapporto Pelican e Ipotesi di Complotto. Voglio dirti una cosa, e te non è per la cifra. Tu dovresti premiarmi, di conseguenza non è complicato, lo sai, questo è il problema, cazzo. In Italia la ascoltiamo con la voce inconfondibile di Cristina Boraschi, attrice doppiatrice, voce oltre della Roberts di tante altre attrici importanti come Sandra Bullock, Meg Ryan, Ashley Judd, Salma Hayek e tante altre. Ma è soprattutto con Julia Roberts che la carriera della doppiatrice decolla e nasce un legame voce-volto che la accompagnerà per tutta la sua carriera. Hook, Capitan Uncino, Qualcosa di cui sparlare, Erin Brockovich, Il matrimonio del mio migliore amico, Ocean's Eleven e tanti altri. Quello è il luogo dove io ti amerò sempre, Peter Pan. Tu sei un ladro e un bugiardo. Gli uomini sono merda e merda rimangono. La voce dolce, ma forte e un po' nasale della Roberts somiglia molto al timbro particolare e incisivo della Boraschi. L'incastro risulta così perfetto che, nonostante le tante attrici doppiate, il pubblico la ricorda e continuerà a ricordarla come voce della dolce e vivace prostituta Vivian che ha rubato il cuore al principe milionario Edward Lewis, oppure la dispettosa ma romantica Trilly nel film Capitan Uncino, o ancora l'amica innamorata Julian Potter in Il matrimonio del mio migliore amico. La crème brûlée non sarà mai gelatina, tu non potrai mai essere gelatina. Io ti amo, Homer Eisenhower Graham. Mi vuoi sposare? Ruoli spesso diversi che Cristina Boraschi è riuscita a seguire con facilità, perché quando un attore è bravo è più facile seguirlo. Beh, amareggiata sì, ma selezione casuale di cellule? Dal 1990 ad oggi, Julia Roberts è cresciuta, recitando ruoli maturi e di madre forte e coraggiosa, seguita sempre dalla voce di Cristina, che oggi si è abbassata e adeguata al volto segnato, ma sempre bello, dell'attrice americana. E noi speriamo di continuare a vedere ancora tanti suoi film e di sentirli con la sua voce italiana. Ecco, so che non è facile, ma devi capire che magari è uno che non ha molta stima di se stesso. Continueremo ancora a parlare di doppiaggio qui, sul blog di voci.fm. Un saluto da Alessandro Delfino. Voci.fm, il sito delle voci.